E bentornata ad Antonio Mastra Pasqua, dirigente pubblico storico, presidente IMS, analista e consulente. Buondì, Mastra Pasqua. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, leggevo un editoriale interessante di Mastra Pasqua l'altro giorno, quando tutti, no, un po' si rifletteva sull'annuncio arrivato via stampa, uno scoop di Bloomberg del governo, insomma, sta pensando a privatizzare una percentuale, un 4% di Eni per far cassa, per l'esigenza di far cassa. Si è riaperto un dibattito rispetto alle privatizzazioni, tra chi è apoliticamente a favore, chi è contrario, chi dice sì, ma attenzione, e chi invece, come Mastra Pasqua, dice sì. Serve un progetto, dunque ben articolato, finalizzato, per un pacchetto di nuove privatizzazioni, ma che abbiano veramente un senso. Mastra Pasqua ci spiega bene cosa c'è in ballo. Ma guardi, le privatizzazioni partono da lontano, ecco, io nel mio piccolo articolo citavo ovviamente il famoso Britannia, poi se c'è Esatto, stato, chi ci sì. stava, non si è mai capito, e devo dire che poi Sì. chi va sulle barche non è interessante, ma quello che poi succede dopo sicuramente di più. Ah, Poi è già. successo che cosa? Che improvvisamente si decise di privatizzare tantissimo, privatizzando ci sono state esperienze positive ed esperienze meno positive. Se si ricorda all'epoca lo slogan era lo Stato non deve fare i panettoni, no? Perché addirittura lo Stato faceva anche i panettoni essendo proprietario della SME. Con la scusa di non fare i panettoni, lo Stato all'epoca cominciò a non fare A non far tantissime più. altre cose, quindi ha smesso di fare le banche, ha smesso di fare tanti settori, Alfa Romeo, ecco, e più ne ha più ne metta, però poi il termine privatizzare è un po' diverso dal termine liberalizzare. Allora, se le privatizzazioni, così come disse Draghi tanti anni fa, servivano a liberalizzare il mercato, il nostro Sì. paese, ben venga. Se serve per fare cassa, beh, sostituire un'emissione di botte a una vendita di azioni di una società strategica, beh, è un po' diversa. Ricordo che in questi ultimi anni abbiamo vissuto dei momenti abbastanza contraddittori, se da una parte, ecco, stiamo dicendo di vendere il 4 e perché non il 5 e il 3, dall'altra però ci siamo ripresi Autostrade per l'Italia, stiamo per riprenderci l'Ilva, sulla rete di Telecom sono anni oramai, decenni che si dibatte se era giusta privatizzarla o meno, stessa cosa sarà con Ferrovie, per poi non parlare di Poste, dove se è vero che con Poste è un'azienda sicuramente oggi sul mercato, ma dall'altra parte col progetto Polis Poste sta per andare a svolgere attività che prima erano proprie dello Stato. Eh già, Allora il certo. mio articolo è ok, ma qual è la strategia? Oh. Ci servono soldi, vendiamo i gioielli di famiglia o c'è una strategia, se mi posso permettere un termine grande, industriale del paese? E allora ho fatto il paragone con i nostri cugini non sempre molto amati d'Oltralpe, dove loro, se vi ricordate, se ci ricordiamo, beh, Fincantieri non volle che Fincantieri comprasse un'azienda e non l'abbiamo comprata, cioè loro decidono che cosa avere, lo difendono con le unghie e con i denti, noi invece alla rincorsa di fare cassa o di compiacere analisti e importanti istituzioni estere che ci danno rating e ci danno credibilità, ho paura che facciamo ecco, di nuovo qualche mossa azzardata. Poi ho letto il ministro che ha detto noi cerchiamo soci pazienti. Ecco, beh, insomma, pazienti spero dal punto di vista della pazienza, non malati Non come della sono stati, patologia. non della patologia, perché nel passato, ricordiamo, le privatizzazioni sono state date a soci pazienti, nel senso che erano malati, per cui Sì, poi lo no, Stato ha ma dovuto è come aiutare. dice lei, una questione è semplicemente fare cassa e dunque ragionare nell'immediato, nel breve orizzonte. L'altra è guardare più là e invece fare anche strategia paese, no? Quindi siamo su due piani completamente diversi. A volte si fa fatica a capire quanto prevale l'uno o l'altra, anche perché nascondersi dietro, ma la percentuale minima resta comunque, per esempio di Eni, lo stracontrollo del paese, è vero, ma fino a un certo punto, perché comunque quella porta la apri. Appunto, ma poi io dico, beh, quella porta sull'Eni è già aperta, però io Sì, dico, poi no, bisogna la anche apri. fare un bel piano. Allora noi abbiamo da una parte lo Stato e i ministri che rilasciano interviste, poi dall'altra abbiamo CDP, no? Questo Sì, strano cassa organismo, depositi e Cassa prestiti. Depositi e Prestiti, che si dice fuori dal primo dello Stato, ma lo Stato nomina il 99% e lascia una piccola parte alle fondazioni,
che poi se noi andiamo a vedere le partecipate dei Cassa Depositi, mi creda, c'è tutto il contrario di tutti, sì. Cioè Cassa Depositi partecipa anche il Pizzicagnolo e l'Alimentari Sotto Casa, e allora cioè, qual è la strategia industriale dello Stato? Io questo onestamente non riesco a capire. Dall'altro abbiamo, no, sempre nella stessa documento, una spending review triennale di 6 miliardi, ma 6 miliardi è una cifra che non è mai stata fatta negli ultimi 30 anni, allora ho paura che poi alla fine, così come chiudo con amarezza il mio pezzo, serve solo come con quell'espressione a comprare tempo, compriamo tempo con un po' di gioielli di famiglia, ma onestamente io, ma ammetto i miei limiti, non ho capito qual è la strategia industriale del paese. Io ogni giorno apro il giornale, l'Ilva da una parte, Telecom dall'altra, la rete, le ferrovie, la rete delle ferrovie, bisogna farlo, Italo, quest'altro, tante interviste, ma pochi provvedimenti legislativi che indicano qual è la vera rotta del paese, però i gioielli poi finiscono, e allora io dico, se dobbiamo proteggere tutti, bella, compriamoci anche gli stabilimenti balneari, se poi dobbiamo proteggere. No, non la dia questo suggerimento, che qualcuno lo coglie, Mastra Pasqua. Beh, di fatto è già stato fatto, sì, ecco, insomma, certo, indirettamente, certo. Però ecco, questa era una battuta per dire, no, bene, abbiamo deciso che ASPI, che quindi Autostrade per l'Italia, fosse un asset strategico. Bene, e perché quello sì e non no, la catena di fast food? E poi attenzione, certo. Veramente un occhio dentro CDP farebbe inorridire chiunque, ma dal punto di vista positivo, cioè sono miliardi e miliardi che CDP investe per no, mantenere, un tempo faceva solamente sugli enti locali, oggi a chiunque, anche quello è stato, e allora da una parte compriamo, dall'altra vendiamo, nel frattempo il Ministero di Medivita gli ha messo un miliardo per fare le start-up, aiuto. Certo, dico... però Mastra Pasqua, la domanda è questa alla fine. Guarda, i discorsi che lei ci sta facendo, no? Sono di una chiarezza e di una logicità incredibile, no? Diretta, immediata, è così. Sicuramente questi discorsi se li farà anche qualcun altro, mi auguro, nei luoghi, nei palazzi deputati. Quindi da parte nostra c'è veramente l'incapacità di uno sguardo che non sia sull'oggi, c'è un po' di provincialismo nel trattare questa materia, cioè che idea si è fatto? Ma guardi, io lo ripeto, avendo avuto un po' di esperienza nel passato, appena, ma qui appena. Si vota ogni giorno, qui si vota ogni giorno, quindi è alla fine la logica del giorno. Qui si cattura l'intervista del giorno, il titolo del giorno, senza mai andare a immaginare cosa ci sia dietro. E il provincialismo, sicuramente noi scontiamo ancora un po', no, di questo complesso di inferiorità rispetto alla Germania e alla Francia, e si manifesta in ogni, no, atteggiamento che hanno i vertici delle nostre istituzioni. Però ecco, io onestamente, chi di noi ha, no, una casa o qualcosa che vuole sicuramente proteggere? Ecco, i gioielli di famiglia si vendono alla fine. Guardiamo com'è finita con le banche, guardiamo BNL, Comit, cioè noi avevamo un sistema bancario incredibile, Montepaschi, Docet. Sì. Ecco, allora io dico, attenzione, non dico time out, perché sono percorsi che vanno, ma comunque l'annuncio del 4 gennaio di fare cassa, forse errando nella terminologia, quella dell'altro giorno, non è che sta dando ai mercati esteri questa prova di grande credibilità del paese, perché non dobbiamo far cassa, dobbiamo dire qual è la nostra direttrice, qual è la nostra, no, indicazione di futuro. Poi dobbiamo mettere i botte con botte BTP ogni mese, e quelli sicuramente sono, certo, i nostri debiti, però i debiti si pagano in altro modo, e non vendendo e non avendo più i gioielli di famiglia. Vediamo quello che succede con la rete di Telecom, e devo dire la verità, ecco, quel famoso Britannia potrà pensarci meglio. Su questo resta. Grazie Antonio Mastra Pasqua, buona grazie giornata, a presto. Grazie. Presidente, grazie ancora. Mastra Pasqua, dirigente pubblico, storico presidente dell'INPS, analista e consulente, sempre importante ascoltarlo.